Amici del football americano, amici di Scrimmage, benvenuti alla puntata numero 3 del settimanale che segue quello che succede nel mondo della pallavolo e specificatamente nel mondo dei GLS Dolphins Ancona. Dolphins che hanno giocato sabato scorso, 23 marzo, la terza di campionato, vediamo com'è andato. Terza giornata, Guelfi Firenze 36, Dax Roma 22, Dolphins perdono in casa contro i campioni d'Italia, Simel Milano 29-6, Bergamo vince contro Torino 30-21 e i Giants saccheggiano Parma per 20-6. Risultati tutti nella norma, buono il match di Bergamo che ha vinto con Torino. Vediamo la classifica, Simel Milano punteggio pieno assieme ai Giants di Bolzano e ai Guelfi di Firenze, i Dax Lazio sono 2-1, i Dolphins all'ultimo posto insieme ai Warriors che al momento erano fermi e insieme ai Jaguari Torino. Vediamo le partite, la partita di sabato scorso, partita dove i Dolphins erano underdog, ovvero sia sconfitti in partenza, ma c'è stata partita, è stata una bellissima partita. I Dolphins hanno dimostrato orgoglio, coraggio e diciamo quella spudoratezza tipica delle squadre giovani molto ben allenate, ma sicuramente senza timori riverenziali. Questa è la corsa del giovanissimo Samuele Gatto. Vale la pena ricordare che i Dolphins sono arrivati a questa partita orfani di ben 6 giocatori titolari, il ricevitore Gianfelici e poi Pignattaro, Giardinieri, Dalleva e Davide Gatto, il running back titolare, sostituito egregiamente dal giovane fratello Samuele, che non ha fatto rimpiangere sicuramente il fratellone. Questa è un'ottima penetrazione della linea difensiva, nello specifico è stato Ramiel Macri, il giovanissimo convocato anche nella nazionale Under 19, che giocherà sabato prossimo l'amichevole contro la formazione americana in vista dei prossimi campionati europei. Diciamo che nel primo tempo i Dolphins hanno costretto a ben 6 punt di allontanamento la formazione milanese. Questo dimostra sicuramente che la difesa ben allenata da coach Parker, coach Moscatelli e coach Domenichetti ha avuto modo di lavorare in maniera attenta, oculata e molto accurata. Certo, questo non è bastato, perché poi è venuta fuori la supremazia tecnico-tattica, ma soprattutto esperienziale, da parte dei campioni d'Italia che sono imbattuti dal 2017. Veniamo ora a vedere, a commentare un pochino la partita. Questo è un punt di allontanamento che va dalle parti dei Simel Milano e qui rivediamo in campo il numero 7, lo Zar, Luke Zaraska, giocatore scoperto dai Dolphins Ancona nel 2015, giocò l'anno di Nick Harris, poi fu lasciato andare ed ora ormai da 2 anni con il Simel Milano, nonché quarterback della nazionale. Questo è un punt di allontanamento che viene calciato in profondità da parte dei Simel, perché appunto, come dicevamo, ben 6 sono stati nel primo tempo, nei primi 2 quarti di gioco. Qui ora vediamo Nelson Hughes che viene però seccato dal numero 59 Timotevic, che è stata una vera ira di Dio, giocatore di origine serba, nazionale serbo. Quindi si entra addirittura nel secondo quarto con il risultato a punteggio invariato 0-0, qualcosa di inaspettato, perché dicevamo appunto che i Dolphins erano la vittima sacrificale data con uno sbilancio clamoroso e infatti l'hanno dato ragione invece ai Dolphins. Guardate questa azione, Danilo Bonaparte, su di lui Domenicone, fumble e la palla viene recuperta da Tommaso Coricelli. Quindi anche dei turnover cagionati dalla difesa di coach Parker e palla che torna ai Dolphins. Purtroppo questo drive non sarà dei migliori. Qui un passaggio su Gianfelici, buona la sua partita con 4 ricezioni e ottimi guadagni, ma poi i Dolphins vanno, ecco, su questo screen laterale sempre per il numero 21 Samuele Gatto, letto molto bene da parte di Dall'Aria, e sull'azione seguente il patto di allontanamento, l'azione che spacca la partita, inizia a rompere la partita. Xavier Mitchell riceve la palla, danza sui tacchetti
delle sue scarpette, trova la sideline, corre più veloce della luce e va a mettere i primi 6 punti per i Cyber Milano della trasformazione successiva di Tunisi, centra nei pali e si va a 7-0. Si riparte, Dolphins nuovamente costretti al punto di allontanamento, la palla questa volta però va profonda, ci prova lo stesso Mitchell a ritornarla, ma su di lui arrivano i ragazzi in casacca verde a spianarlo e da quella posizione riparte l'attacco dei Dolphins. La difesa dei Dolphins. Difesa che costringe nuovamente al punt il Seaman. La palla arriva a Magic Soltana che inizia a scaldare i motori. Cerca un ritorno. Guardate questo ritorno. Soltana davanti e tutta la sua squadra a spingerla a guadagnare yard. Azione che ha suscitato l'entusiasmo degli oltre 400 spettatori presenti al Mandela sabato sera. Ma attenzione a questo gioco. Passaggio laterale di Nelson Hughes per Dylan Albertson. Dylan Albertson apparecchia la tavola, la palla va sulle 18 yard e da quella posizione con un lancio a tempo Nelson Hughes trova Magic Soltana che accarezza la maniglia del cuoio e cattura la palla con i piedi nella linea di meta. Touchdown. Ora il palo impedisce a Brancaccio di riuscire a pareggiare e ci si ferma sul 6-7. Finale di primo tempo sul tentativo del buon di Tunisi di centrare i pari con un field goal. Si finisce il primo tempo e si parte subito nella ripresa con un sec da parte di Michele Mike Luciani, buonissima la sua partenza, e successivamente i Dolphins vanno a bloccare un punt di allontanamento calciato dalla formazione milanese. I Dolphins entrano sulle 40 yard, subito un passaggio per il buonissimo Nocera anche questa volta ha fatto una buona partita, ma poi i Dolphins non riescono a trovare quella continuità necessaria per poter mettere punti a tabellino, specialmente contro squadre come il Cyber Milano. Qui un passaggio verso Xavier Mitchell che riesce ad avanzare il baricentro offensivo. Ora il touchdown su questo passaggio da parte di Zaraska verso di Tunisi e siamo sul 15-6 con la trasformazione alla mano dell'azione successiva che stiamo per vedere. Vedete Zaraska statico sulle gambe, trova però con una torsione del busto e dall'alto del suo 1,93 m il compagno di squadra libero. Dolphins che ripartono, ancora un passaggio per Nocera, ma poi nell'azione successiva è un sec di Timotevic a inibire l'attacco dorico, una perdita di 15 yard, linea di attacco molto giovane, molto inesperta, ma anche discontinua nel rendimento. Siamo passati con i riflessi filmati ad un'azione del pesantissimo fullback Raffaeli che varca con una pound machine la linea di meta dei Dolphins. Dilagano i Seaman sul 22-6. Ancora un passaggio verso Albertson da parte di Nelson Hughes. Albertson arriva a guadagnare un primo down. I Dolphins ci hanno provato fino alla fine e questa è una penetrazione stilo Rocco Siffredi da parte del giovanissimo Samuele Gatto, che ci mette il casco, ci mette il cuore, ci mette tutto come sempre. E questo è un punt di allontanamento di Dylan Albertson, l'ultimo del primo tempo, di questa partita. Da quella posizione dove viene atterrato Mitchell rientra Luke Zaraska, che nel primo gioco lancia una bomba in profondità dopo questa play action per le mani corbole morbide di Xavier Mitchell. Un errore nella copertura profonda, un misunderstanding, mamma butta giù la pasta, 28-6 che diventa 29-6 con il calcio di Tunisi. Finisce la partita e siamo negli ultimi istanti, Dolphins con l'onore delle armi, ma non basta, terza sconfitta consecutiva per gli uomini di coach Rotelli, che questa volta però hanno giocato un'ottima partita. Ciao, Daniele Pezza, middle linebacker di Cyber Milano, numero 44. Finita adesso la partita con un risultato di 29-6.
Diciamo che siamo sicuramente rimasti sorpresi dalla tenacia che i Dolphin hanno dimostrato sin dall'inizio. La terza partita che il nostro attacco parte veramente come un diesel. Abbiamo lavorato tanto in difesa. I Dolphins hanno spinto sull'acceleratore da subito. Infatti, se non erro, primo tempo si è finito con un vantaggio non nettissimo per noi. Ripeto, sono molto soddisfatto della partita, di aver visto una squadra comunque giovane che ha fatto molto bene. C'è tanto da sperare, faranno sicuramente bene ancora nel campionato. Noi sicuramente dobbiamo darci una svegliata. Loris Aquinati, offensive coordinator dei Dolphins Ancona. Il punteggio parla piuttosto chiaro, chiaramente. Però credo che fino a un certo punto della partita, a metà del terzo quarto, abbiamo disputato veramente un gran match. Sia la difesa che l'attacco che è riuscito a sviluppare quello che era un po' il game plan. Poi chiaramente il divario tra noi e i Seamen è maturato al termine del terzo quarto e nel quarto quarto per alcuni errori individuali che contro squadre simili chiaramente non ti puoi permettere e l'abbiamo pagata cara. Però nel complesso, dopo il secondo tempo della partita di Roma, in cui eravamo rimasti negli spogliatoi, credo che la squadra abbia reagito bene, ha mostrato quali sono le potenzialità e i suoi margini di miglioramento. Grazie a tutti. Dylan Albertson, wide receiver, DB for the Ancona Dolphins. Ciao. Oh, what happened? It was a tough game. First half we did have them off balanced. Everything was kind of going good for us there in the first half, and it felt like in the second half they switched some things up, and they kind of started to figure us out a little bit defensively, and offensively we're just struggling right now. We don't have much of a run game, and it makes us predictable. So we got to be a little less unpredictable. But as far as our guys, I'm very proud of our guys. We didn't give up. We showed a lot of heart tonight. And, that's really all you can ask for at the end of the day. I'm sad we lost, but I'm happy we didn't give up, so. Xavier Mitchell, Milano Seaman. I just want to say, first off, hats off to Ancona. They came out with a great game plan. They really neutralized our offense and themselves had a great offense. And we went into halftime 7-6, I believe. And, it was a really good, tough fought game. And I give a lot of respect to those guys because they came out here and fought their tails off. And in the second half, we just ended up edging them and competing a little bit or making a little bit extra plays, which won us the game. So hats off to Ancona. They had a great team and a great atmosphere. It was a really great game. Ed ora, dopo questo inizio di campionato difficile per un calendario improbo, quello posto agli uomini di Coach Rotelli, due settimane di pausa, i Dolphins torneranno in campo sabato 13 aprile in quella della Lunetta Gamberini, ospiti di Warriors Bologna, in una delle partite tutte da giocare e all'altezza delle aspettative di questi Dolphins Ancona. Ma il football non si esaurisce qui. Il 4 aprile prossimo, giovedì mattina, avremo le scuole del MIUR di Ancona, ospiti del Nelson Mandela, dalle 8:15 all'1, uno spettacolo con oltre 450 bambini. E poi il sabato, la domenica successiva, domenica 7 aprile, allo stadio di Torrette avremo il primo bowl d'esordio dei ragazzini delle Vanvitello Dolphins Ancona, che ospiteranno in un triangolare valido per la prima giornata del campionato nazionale Under 15 di Flag i Panthers Parma e i Titans Romagna. Noi di Scrimmage torneremo tra due settimane per vedere quello che hanno fatto i giovani. Signori e signori, mi raccomando, non mancate!